della Francia, si parla tanto, la Francia è grande. Quindi quali erano le zone che all'inizio ti avevano un pochino più in qualche modo coinvolto, intrippato, diciamolo? A me mi ha molto stimolato la zona della media valle della Loira, no? Quindi la zona del vitigno Chenin nelle appellazioni Vouvray e simili, no? Quindi diciamo un vitigno che soprattutto per queste caratteristiche di evoluzione nel tempo mi sembrava particolarmente capace poi di tradurre un territorio, no? E questa è un po' la vernaccia, insomma, che magari dai poca fiducia, diciamo, al vitigno in sé, è quello che si rende più stimolante e complesso, e poi l'interazione, il vettore tempo e l'interazione con la territorialità dei vini. E da questo punto di vista, appunto, avevo cercato un minimo di riscontro, però ti dico, quel bonus di umanità e quella capacità poi di essere così accolto e di mettere in circolo l'entusiasmo, una visione positiva e di slancio di questo evento che ho trovato nella regione La regione che piace a tutti, diciamo, la Borgogna, esatto. Alla fine, no? E in qualche modo però la Borgogna, lui continua a parlare di territorio, perché è vero, è giusto, però non dice parlando vitigno, della Nutella dei vini bianchi del mondo. Tutti lo utilizzano in questo caso, quindi con cosa ci siamo confrontati, diciamolo? No, dobbiamo dire, ci siamo confrontati con lo Chardonnay. Finalmente, meno male, che io amo alla follia, si sa benissimo ovviamente. Quindi, però non trovi mai nessuno che ti già spago. Ma fuori dalla Borgogna però è difficile trovare delle versioni di Chardonnay, no? Che abbiano un perché, un percorso. Allora, c'è una sintesi secondo te di questa degustazione? Quindi da questo punto di vista, quello che è emerso, ora indipendentemente da quelli che possono essere i gusti personali, che io e il Nero abbiamo già scritto ovviamente, ma in realtà a te cos'è che è piaciuto in questo confronto fra due realtà obiettivamente direi molto diverse? Molto diverse. Il filo rosso, diciamo, che poi è anche emerso e che abbiamo condiviso con alcune letture, insomma, come quella di Ernesto, come quella di Gianni Fabrizio, insomma, secondo me sta proprio in questa caratteristica di sapidità, no? Il carattere, diciamo, salino, per certi versi, diceva Antonio Bocco, perfino salmastro, no? Di vini che hanno, diciamo, come vocazione principale quella di essere compagni della tavola e che quindi nel tempo, esaltando insomma un po' in funzione delle matrici calcaree un po' questa dimensione, no? Sapido minerale, riescono secondo me a declinare la versatilità a tavola in un modo sicuramente ancora più coinvolgente di quello della semplice degustazione. Poi fermo restando che, diciamo, il gioco delle analogie e delle differenze, come forse è stato rilevato, diciamo, è più coinvolgente quest'anno rispetto ad altre. Quello sì, però è Salmastro, Salino abbiamo scritto tutti, quindi, da questo punto di vista è scritto te, l'ho scritto io. Quindi per chi non si occupa di vino dice, ma questi cosa bevono? Vediamo cose buone, però Paolo, diciamo, anche tu hai ricordato il vino a tavola. Te con cosa lo bevi il Puy Fuissé? A questo punto, dici te, un'idea. Guarda, con cosa lo berresti? Ti posso dire una cosa, per me che nella regione della Borgogna, insomma, è un piatto d'elezione la volaille, no? Piuttosto che il pollo, la volaille de Bresse, così, è un compagno del pollo straordinario. Quindi no? Allora, pollo e Pugli e vernaccia? Pollo, pollì. E vernaccia al coniglio. Vedi, ha ribadito, quindi è veramente tipico, come diceva la Presidente.